Così scrive Antonio Gramsci in una famosa lettera alla madre il 24 agosto 1931. Io non parlo mai dell'aspetto negativo della mia vita, prima di tutto perché non voglio essere compianto. Ero un combattente che non ha avuto fortuna nella lotta immediata, e i combattenti non possono e non devono essere compianti quando essi hanno lottato non perché costretti, ma perché così hanno essi stessi voluto consapevolmente. Fine della citazione. È un passaggio molto bello e toccante dell'epistolario di Antonio Gramsci, in cui ancora una volta, ed è un tema ricorrente nelle lettere non solo indirizzate alla madre, in cui ancora una volta Gramsci rivendica la propria posizione, rivendica responsabilmente le proprie scelte. Ha scelto lui stesso la via che l'ha condotto al carcere, perché lui stesso, come dice in un'altra lettera importante, ha voluto portare avanti le sue idee per le quali sarebbe disposto anche a morire. È una scelta fondamentale di vita quella di Gramsci. Gramsci è uno sconfitto, come sappiamo, dalla storia, perché appunto morirà poco dopo essere rilasciato dal carcere, perché la sua forza politica viene sconfitta e i quaderni del carcere sono in fondo una meditazione filosofico-politica sulle ragioni di una sconfitta storica. E nondimeno Gramsci mantiene anche nella situazione più disperata della carcerazione, mantiene quello che lui stesso definisce, con formula anch'essa famosa, l'ottimismo della volontà, anche quando il pessimismo dell'intelligenza raggiunge vertici insuperabili, nondimeno deve mantenersi vivo l'ottimismo della volontà, ciò che dà la forza di continuare a prospettare un'ulteriorità nobilitante anche quando il presente sembra non concedere futuri alternativi.